Viva le Buonasera a tutti e benvenuti alla terza puntata di Rebatta Republic. Oggi con me non c'è Nicole, Nicole deve essere, deve essere, a Gressan e a visitare questa piccola esposizione che insieme al Comune di Gressan ha organizzato, ha strutturato Carlo Curta. Quindi vediamo se Nicole è lì e cosa ha da dirci. Eccoci qua, oggi siamo ospiti della Maison Gargantua dove c'è questa piccola ma carinissima esposizione dedicata alla ribatta. non solo alla ribatta, ma nello, nello specifico alla delle sezioni di Chevro e di Gressin. Oggi siamo in compagnia di Carlo Chiurta, correggimi se dico qualcosa di sbagliato, che ci racconterà qualche aneddoto. Ciao Carlo! Ciao! Ciao. Allora, io direi, iniziamo subito con le domande. Una cosa molto particolare che ci teniamo a chiederti è qualcosa che riguarda il tuo papà. Allora, il tuo papà ha fatto tanto per il mondo dell'arbatta, ha fatto tantissimo per le sezioni di Chevrolet e forse anche di Gressan. Meno. Meno, meno, ok. E dici un po' se ti va qualcosa di particolare sul papà e il suo ruolo nel mondo dell'arbatta. Ma eh, mio padre è stato... Diciamo contemporaneamente eh, un campione dell'Arbata è stato il primo grande campione dell'Arbata perché eh, dal 1957 in poi, anno in cui si è giocato il primo campionato eh, a squadre, e individuale, lui ha vinto sette titoli individuale e 12 scudetti a squadre. Eh, anche se poi, paradossalmente, forse lui ha dato il meglio di sé negli anni precedenti, perché quando si è fatto il primo campionato a squadra lui aveva già 27 anni. E allora 27 anni era già un'età, diciamo, di un uomo quasi di, 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 di media età. Eh, io no, no, ovviamente non l'ho visto giocare negli anni precedenti, però eh, quando eh, nel, nel secondo dopoguerra le sezioni, le comunità hanno ricominciato a giocare l'arbata e facevano le cosiddette coppe, che erano delle gare individuali su cinque tiri. E lui sembra che fosse veramente imbattibile, e lì, diciamo, eh, è iniziata un po' la sua fama sportiva nel, nel mondo dell'arbata. Nel 1957, insieme ad un altro gruppo di persone, tra l'altro, insieme anche a un. A un, a, un, a un signore piuttosto noto a che eh, Rino, Guerra, Rino Guerra, che si è occupato eh, di, di sport per tantissimi anni, eh, ha costituito, è stato uno dei fondatori dell'associazione eh, valdostana arabata che allora si chiamava a dire la verità eh, Associazione Regionale Gioco Arbata, e, e hanno organizzato il primo campionato eh, a tre categorie. E il primo campionato individuale, una curiosità, eh, oggi che le partite durano sempre di meno, eccetera. Il primo campionato individuale di Rbatta venne giocato sulla distanza delle 30 battute. Quindi, eh, dovendo fare 30 battute di robata, era c'era una selezione diciamo, competitiva enorme perché soltanto giocatori molto regolari potevano diciamo, poi diventare campioni valdostani c'era il fattore, fortuna, eccetera, sui 30 tiri vinceva il più forte sì, ricordiamo che oggi invece noi giochiamo la primaverile in 20 tiri, l'autunale in 10 quindi c'è una differenza sì, sì. enorme e l'individuale su 10 quindi, il campionato individuale dove viene laureato campione valdostano su 10: eh, 10 tiri, se sbagli un mezzo tiro non recuperi più. E invece, sui 30 tiri, diciamo, il giocatore più forte ha più probabilità di poter vincere. Ecco questo che ci sta dicendo Carlo ci dà modo di capire quanto sia cambiata la robatta negli anni, eh, già il fatto che prima non ci fosse un vero e proprio campionato ma che si giocassero le coppe e poi i 30 tiri che adesso sono 20 o 10 che sia, c'è stato proprio un cambiamento sostanziale negli anni di questa robatta. Ma tu Carlo, facendo un piccolo giro della mostra, ci hai dimostrato di avere un sacco di conoscenze e di informazioni di questo ambiente. Perché, da dove arrivano e soprattutto la tua passione da dove nasce. Ma La mia passione nasce dal fatto che sono praticamente nato con la rabata in casa, perché proprio l'anno che sono nato io è nata anche l'associazione. Mio padre è stato il primo presidente, era un campione, quindi diciamo parte dell'anno era dedicato a, a, alla rabata, e quindi per questo che. Eh, mh, Già 8-9 anni eh, io andavo a, a segnare i punti per la, la squadra di mio padre, la prima categoria, e questo mi ha permesso di avere una conoscenza dei, dei giocatori di allora, eh, anche giocatori non so molto importanti, forti, che oggi sono completamente dimenticati, perché poi eh, sugli Albi d'Oro ci, ci sta solo un giocatore, no? Campione Valdostano, Tizio, Caio, Sempronio, ma poi ci sono tantissimi altri giocatori che hanno fatto, secondo me, diciamo, eh, dimostrato di essere molto forti che non hanno magari avuto la fortuna di, di vincere qualche titolo. E io un po' per mia passione, per mia curiosità, queste persone le ho viste giocare tutte e quindi mi piace ogni tanto anche magari con, con me e coi Tani fare dei confronti andando a, 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 a cercare... E qual è stato non so, il più forte, così discussione da bar, chi è stato il più forte giocatore eh, di prima categoria di Valpelin o, o di Due o, o di Jovan San? Ecco, eh, questo mi ha permesso, essendomi occupato fin da, fi, fin da piccolo di, 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 di questa disciplina sportiva, di avere diciamo, un panorama eh, di conoscenze abbastanza ampio. Tutto lì. Ecco, come dicevamo, siamo ospiti della Maison Gargantua, che è un'esposizione molto ricca di aneddoti e storie dell'Arbatta. Carlo, eh, da dove arriva quest'idea e da dove nasce il materiale e da dov'è che è uscito? Ma dunque, l'idea eh, di questa piccola esposizione che verrà, non è ancora aperta al pubblico, perché verrà inaugurata probabilmente il prossimo mese di marzo, non avendo potuto lo fare eh, lo scorso mese di marzo a causa della, eh, delle note vicende della pandemia ma io sono stato alcuni anni nel, negli anni 70 segretario dell'associazione regionale dell'Arbata in quel periodo ho eh, conservato molta documentazione anche perché sono stati anni molto ricchi di di a, a livello organizzativo oltre che tecnico e partecipativo perché gli anni 70 sono stati quelli in cui c'è stata la più grande partecipazione eh, nel mondo dell'Arbata di, 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 di giocatori e sono stati gli anni in cui gli è stata, è stata fondata la Federazione dei Sport di Nutraterra, sono stati gli anni in cui la regione ha riconosciuto con una, una, una legge regionale eh, i nostri sport, eh, una legge che ha regolamentato anche i contributi, eh, insomma è stato l'anno che si è cominciato a parlare dei campi di gioco come li abbiamo oggi, mentre prima si giocava sempre solo sui, sui terreni naturali e quindi questa documentazione l'ho conservata da un certo punto mi sembra due anni or sono mi sono chiesto ma cosa sarà di me di questa documentazione quando io non ci sarò più e ho pensato che i miei figli l'avrebbero portata in discarica e allora ho, ho avuto, avuto l'idea di, di proporre all'amministrazione di Gressan se, se era il caso di recuperare una parte di questo, di questo materiale per fare una piccola esposizione a Gressan, questa proposta è stata è stata accolta molto bene dall'amministrazione quindi eh, abbiamo collaborato insieme per fare questa 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 piccola esposizione ehm, che verrà fatta verrà aperta in questo, in questo luogo la maison gargantua è un luogo molto bello è molto bello una come si dice adesso una location fantastica anche se un po piccolo quindi abbiamo dovuto fare una una grossa selezione di di, di materiale, sia documentale che sportivo in genere. Eh, questo è stato possibile, devo dire, anche con la, grazie alla collaborazione di tante persone, in particolare delle sezioni dell'Arbata di Chivreau e, e di Gressant, eh, ovviamente dell'amministrazione comunale e, in particolare, eh, del sindaco e dell'assessore eh, alla cultura eh, di, questo, di questo comune e dell'architetto Tresca che ha curato la parte, diciamo, espositiva. E io penso che abbiamo fatto con, po con pochissime risorse eh, un buon lavoro perché eh, si tratterà di un'esposizione un che potrà essere vista dagli appassionati, dalle scolaresche, da, da, da curiosi e nello stesso modo conserviamo del materiale che avrebbe rischiato di, di andare perso. Sì, 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 concordo. Noi che abbiamo avuto la possibilità di una piccola anteprima di questa eh, esposizione è veramente molto caratteristica. Vale la pena visitarla. Invito tutti, quando sarà possibile, a venire a visitarla, anche perché il lavoro che c'è qui merita di essere riconosciuto. Approfitto per chiederti una cosa. Hai detto eh, che durante gli anni 70 c'è stato un boom di gioco degli sport tradizionali. Ti chiedo, secondo te, il perché? Perché si è arrivati a questo boom? E perché adesso invece si è un po' perso eh, il nostro sport? Da N'Tratera, ma eh, è una domanda molto difficile. Mi è, mi è facile eh, rispondere perché eh, gli sport popolari si sono espansi molto negli anni 70, molto meno adesso capire le cause, per cui diciamo la verità, siamo un po' in difficoltà rispetto alla situazione di, di quel periodo. Io credo che in quegli anni ehm, negli anni 70 eh, ci fu una consapevolezza anche dell'importanza di di questi giochi, che cosa significavano anche per la, diciamo, per, per, per la cultura di questa regione, delle regioni alpine e quindi una riscoperta del valore storico, antropologico, eh, culturale di questi sport, eh, una, una riscoperta promosso, promossa in, in prima battuta da, da Pierino Dodri che fu eh, diciamo, la persona che ha eh, inventato la, la Federazione degli Sport Nutratore ed è stato il primo presidente. E quindi c'era tutto un fermento, la gente voleva giocare, voleva imparare. Io mi ricordo anche de, de, delle persone che non avevano mai giocato l'arbata, che, che facevano la squadra di, allora di quarta categoria, poi di quinta in categoria, magari facendo pochi punti, ma c'era proprio questo entusiasmo di provare queste discipline sportive, eccetera. E, oggi. Oggi io penso che il motivo principale de della crisi degli sport popolari valdostani, ma credo non solo, di tutti gli sport tradizionali in Italia e il resto d'Europa, è che viviamo in un mondo completamente cambiato. No? Già il fatto della, non so, della quella che chiamiamo la globalizzazione ha messo in evidenza una, un mondo sportivo che è tutto, tutto, tutto concentrato sugli interessi, sul, sul commercio, sui diritti televisivi, eccetera. Quindi gli sport minori hanno questa difficoltà. Poi può anche darsi che, eh, diciamo, eh, che non sempre eh, i giocatori, i dirigenti dell'arabata sono stati dell'arabata o degli altri sport, non, eh, non, non sono stato, eh, stati in grado, ma io non, 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 sap non avrei saputo dare, eh, diciamo, tanti consigli, eh, interpretare questa nuova realtà e magari cercare di di, 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 di adattarla alle nostre, alla, ai, ai nostri giochi. Sicuramente c'è il rischio che se non c'è un'inversione di tendenza. Questi sport, magari speriamo di no, ma nel giro di, di, di qualche decennio, non dico che scompaiano, ma, ma che siano in ulteriore difficoltà. Ecco. E, e, e anche questo è un po' è lo, lo stimolo che, che si vuole dare, con, almeno io voglio dare con questa piccola esposizione no? che può essere, un può essere anche un pochettino un grido d'allarme perché quando si fa un qualcosa che è sul a un museo si dice eh, adesso facciamo un museo perché sta roba, sta roba finirà nei libri di storia però può essere anche lo stimolo: per di dire ma se abbiamo fatto tante cose e possiamo farne tante ugualmente bene e portare avanti questa. Questo che poi è uno sport, cioè tradizione, non tradizione, ma è uno sport che se praticato ad alti livelli è uno sport come tutti gli altri che richiede impegno, allenamenti, tecnica, abilità ed è uno sport bello. Sì, sì, per fortuna abbiamo la nostra task force e la Robatta Republic. Puntiamo proprio a non perdere gli sport tradizionali, in particolare la Robatta, Speriamo di riuscirci con l'aiuto anche di queste, di queste esposizioni, queste cosine qua. Questa è una delle foto più interessanti esposte qui a Maison Gargantua. Si tratta di una foto di quattro fratelli Cottino di Gressan in un'occasione molto, molto particolare nel 1962. Eh, Paolino diventò campione valdostano in quarta categoria, Ezio che aveva solo 15 anni diventerà un grande campione eh, eh, vinse il titolo in terza categoria, Aldo vinse in seconda categoria e anche egli divenne campione valdostano eh, assoluto. E qua... Francesco Cottino arrivò secondo in prima categoria, quindi quattro fratelli, tre titoli e un secondo posto. Ecco, siamo a casa della fonda di questa Intervista Ander Vaga per Carlo. La racconto tu, ma è vaga che ti entra a casa. e ti cantano ti va a pegno, tu non lo racconti? Eh, well, dalla mia famiglia, la rappresenta è un'altra importante che come l'hanno e de io feci di meglio. Non, eu pa frequentou la le col maternelle perché se vrota na e pa e non che se cominciava a vilicula le e ca mamma la donna che de ju la na fi la premie de meni de lei ma de ozal in premie en pensian a la premie de lo lo setto Perfetto, siamo alla fine di questa bellissima intervista. Ringraziamo tantissimo Carlo per la disponibilità. Ringraziamo la Maison GarganTua per averci permesso di darvi una piccola anteprima su quello che sarà l'esposizione. E ci vediamo in studio. Ciao a tutti! Rieccoci in studio. Allora vi ringraziamo io e Nicole dell'attenzione che avete dato al programma di Rabatta Republic. Oggi vi abbiamo raccontato un po' di storia e quello che noi eh, volevamo raccontarvi proprio sull'evoluzione e di come è cambiata la robatta in questi anni vi ringraziamo e speriamo di rivederci La prossima puntata che sarà all'inizio del campionato primaverile buona serata a tutti eccoci di nuovo in studio eh, abbiamo appena visto il servizio rieccoci in studio abbiamo visto questo bellissimo <ride> dai basta a tempo ali andiamo avanti tanta a e tutto Rieccoci in studio e, e ringraziamo il. il... Scusa. E... Bel servizio che abbiamo appena visto. e Speriamo di... No, ma ah, ma dai, ma che co, ma si. Rung... Rung... Si rompa mie! Eccoci, bellissimo servizio che abbiamo appena visto. Dai, no, dai, dai, torna. Ecco. Ieri la mostra, eh, che poi non è. Scherzo. Come la criala che vuole la telecamera. Rieccoci in studio. Eh, per questa puntata è finita. No, per questa puntata è finita cosa? Per questa. Vabbè, però. Non si può lavorare con le persone così, dai. Io mi licenzio.